Questo video le migliori abitudini maschili che le donne trovano estremamente hot, cioè eccitano le donne. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Ti ricordo di mettere un like, condividere il video con i tuoi amici e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati, che sta vicino alla tastina iscriviti, e poi selezioni l'abbonamento preferito. Ti ricordo inoltre che sul canale puoi anche fare una donazione al canale per dare un tuo sostegno, semplicemente cliccando sul tastino, andando sotto il video e cliccando sul tastino super grazie. Ma veniamo alle abitudini maschili che le donne trovano estremamente hot. Allora, le relazioni tra uomini e donne sono sempre state fonte di fascino e di mistero. Nell'evoluzione delle dinamiche di coppia, diciamo che alcune abitudini maschili si sono dimostrate particolarmente attraenti per le donne e iniziano a suscitare, diciamo, interesse e ammirazione. Quali sono le abitudini maschili che le donne trovano estremamente hot, estremamente calde o eccitanti? Cerchiamo di capirlo perché questo serve anche per se tu riesci ad acquisire queste abitudini piano piano, perché l'abitudine deriva da abito, è un qualcosa che devi imparare a portarti addosso, ovviamente. Ma queste abitudini faranno sì che piano piano tu potrai, diciamo, attrarre le donne, essere fortemente attrattivo verso le donne che ti interessano. Quindi, è importante capirlo. Allora, la prima abitudine, tieni presente che le donne hanno comunque una sorta di romanticismo. È l'empatia e l'ascolto attivo. Una delle abitudini maschili che le donne trovano irresistibili è l'empatia, cioè la capacità di l'empatia emotiva, di cogliere le loro emozioni e anche l'ascolto attivo. Quando un uomo dimostra di essere disposto ad ascoltare veramente ciò che la donna ha da dirgli e a capirla, senza giudicarla, si crea comunque un forte legame di fiducia e intimità. Questa capacità di empatizzare, di empatia, permette di comprendere, di capire quali sono le emozioni della donna e quindi anche di amplificarle, perché nel momento in cui lei parla delle sue emozioni, si autoinfertizza, cioè tira fuori praticamente le emozioni presenti nella sua vita. Questo genera, diciamo, un coinvolgimento. E questa capacità di empatizzare, diciamo, permette di comprendere le emozioni e di costruire una base solida di connessione. La seconda abitudine è la sicurezza e la fiducia in se stessi. Gli uomini che proiettano sicurezza e fiducia in se stessi risultano attraenti per le donne, risultano hot per le donne. Questa caratteristica ovviamente non deve basarsi sull'arroganza, assolutamente non arroganza, ma sulla capacità di affrontare le sfide della vita con coraggio, con determinazione e anche di essere in grado, diciamo, di gestire, di essere un leader con capacità di guidare. Un uomo sicuro di sé, in grado di prendere decisioni responsabili, mature, crea anche un senso di protezione e di stabilità che attrae molto le donne che tendono a identificare un uomo di questo genere come il mitico maschio alfa, cioè quell'uomo dominante, diciamo, capobranco. E poi un'altra caratteristica, un'altra abitudine che dovreste acquisire, che dovreste allenare, è l'umorismo e la leggerezza. L'umorismo è un elemento fondamentale nelle interazioni sociali e ovviamente anche nelle interazioni uomo-donna ed è considerato un fattore, le donne lo considerano un fattore di grande attrattivo. Un uomo ironico,
Un uomo capace di alleggerire il peso delle situazioni stressanti con la battuta giusta, non da pagliaccio, ma battuta ironica, è capace di conquistare il cuore di una donna. Quindi l'umorismo, condiviso poi crea connessioni speciali, rende la relazione più divertente, rende la relazione più gratificante. E poi ovviamente c'è l'affetto e la gentilezza, un'altra abitudine che dovresti prendere. Le donne sono attratte da uomini che dimostrano affetto, gentilezza, non solo nei loro confronti, ma in generale anche verso gli altri. Quindi un uomo capace di mostrare affetto, ma anche essere gentile, tipo con il cameriere, il barista, eccetera, eccetera, dimostra di essere una persona sensibile, quindi attrae moltissimo le donne, sono fondamentali queste qualità per eccitare, tra virgolette, una donna, attrarla. E poi abbiamo anche l'ambizione e la passione. Non dimentichiamo che un uomo con una visione, e una passione, una visione della vita ampia, una passione per ciò che fa, è considerato hot, attraente. Quindi l'ambizione indica determinazione, volontà di migliorarsi costantemente. E ti suggerisco di acquisire questa abitudine perché ti servirà anche in altre occasioni della tua vita, non soltanto nella seduzione. E queste qualità, queste caratteristiche, queste abitudini ispirano le donne e le attraggono. Quindi la passione dimostrata in un ambito specifico, che sia un hobby, un lavoro, qualunque cosa, suscita ammirazione in una donna e quindi una donna quando ammira si sente anche attratta. E poi l'ultimo aspetto, the last ma non the least, but not the least, cioè l'ultimo, ma non in senso, diciamo, solo in senso cronologico, è essere un uomo curioso e di apertura mentale, quindi un uomo curioso, aperto all'apprendimento, con tante curiosità intellettuali, cioè quindi un intellettuale, insomma, stimola la mente della donna, quindi l'apertura mentale, l'essere intellettuali, la cultura. Indica la volontà di esplorare nuove idee, nuovi punti di vista e quindi contribuisce a una crescita, alla crescita personale della donna. Quindi questa caratteristica fa sì che le donne tendano veramente a coinvolgersi, a innamorarsi e sempre di più, insomma. Quindi queste, come si può vedere, le abitudini maschili che le donne trovano hot non si limitano a un insieme di caratteristiche stereotipate, ma si basano proprio sulla capacità di costruire relazioni. Relazioni significative, empatiche, e quindi sviluppo ascolto attivo, sicurezza, umorismo, gentilezza, ambizione, apertura che ti renderanno veramente un uomo in grado di attrarre, di sedurre e conquistare le donne che ti interessano. Bene. Per questo video è tutto, metti un like se ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. E ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Per abbonarti basta che vai nella home page, tastino abbonati, che si trova vicino al tastino iscriviti.